Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Don Ciotti, che effetto le fa sentir parlare di tasse come pizzo di Stato? Lei che insomma... Di tasse? Come pizzo di Stato. Beh, mi preoccupa, mi sconcerta, perché noi abbiamo conosciuto, abbiamo accompagnato, abbiamo accolto, abbiamo accompagnato anche i familiari delle vittime, di persone che per non pagare il pizzo, quel pizzo, esatto, alle organizzazioni criminali mafiose sono state ammazzate. E siccome questo problema lo sentiamo vivo, io parlo come Libera, che è un'associazione di associazioni, no, e lo conosciamo in quel contesto, con quelle fragilità, con quelle sofferenze, sentire parlare di pizzo di Stato mi pone delle domande, degli interrogativi, e quindi uno sente il dovere e la responsabilità di andare a documentarsi, come stiamo cercando di fare, per capire che cos'è poi concretamente, al di là delle affermazioni che vengono fatte, che ci inquietano, che ci pongono domande. E, ma i dubbi sono più sani delle certezze. Abbiamo il dovere quindi di documentarci rispetto a questo. Certamente l'evasione è un dato sconcertante, che è fatto di miliardi. Dovremmo pagare tutti, pagare nel modo giusto, ma noi abbiamo delle tassazioni che sono sconcertanti nel nostro paese, che penalizzano soprattutto ancora una volta le frange più fragili e più deboli, e garantiscono, ma questa è una storia che vede da lontano, quelli che hanno più possibilità, ma guarda caso, di eludere, di evadere, di... E adesso un po' il Covid, un po' l'inflazione, un po' la crisi che ci sta attraversando, è cresciuta la povertà assoluta ed è cresciuta la povertà relativa nel nostro paese, con tutto quello che ne consegue.